gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato. Una nuova attività commerciale a Chiaravalle Centrale, inaugurata sul centralissimo corso Gregorio Sagliano, Peccati di Gola di Antonella Gullì. Gelateria artigianale di gran classe, semifreddi, yogurteria e cioccolateria. Profumo di fiori di tiglio, fa caldo ma qui si sta meglio. Un locale elegante e confortevole, con laboratori annesso e la presenza autorevole del maestro gelataio Umberto Lupica, oltre 24 gusti di gelati e cialde fatti al momento. Un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, cioccolato. Momento di festa preceduto dalla benedizione del guardiano del convento dei padri cappuccini, Fra Giovanni. O Dio creatore e padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo scenda su questo luogo, su di voi e vi rimanga sempre. Amen. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Che dolce sei tu, non chiedo di più. Profumo di fiori di tiglio, fa caldo ma qui si sta meglio. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Mimmo Donato e della titolare. Ma dimmi che sei proprio il mio. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3
Questa sera siamo a Chiaravalle per la nuova apertura della gelateria Peccati di Gola di Antonella e Mario. E il sindaco Donato, due parole, sindaco Donato, su questa nuova apertura. La soddisfazione, la gioia di quello che in realtà questa sera noi con questa inaugurazione, io da sindaco vi dico grazie, grazie perché credete, avete creduto e avete investito sul nostro territorio. Quindi non è facile oggi trovare chi ancora vuole investire e andare avanti. Sicuramente sono passati del tempo, qualche mese, ma io credo che la soddisfazione, la gioia delle persone che sono qui questa sera vi sta ripagando dei sacrifici, perché è vero, per quei commenti che adesso abbiamo avuto modo di poter sentire, la grande riuscita, il locale meraviglioso, quindi gli sforzi veramente ripagati, quindi la tanta fatica di questi mesi oggi viene ripagata dalla grande soddisfazione di tutti questi che sono qui oggi presenti, e credo che vi deve essere veramente di piacere questo tipo di manifestazione che la gente vi sta manifestando. Io da sindaco, vedete, quello che vi posso dire è che vi auguro le cose più belle. Le cose più belle è che meritate perché avete voluto veramente credere ancora che a Chiaravalle si può investire, che a Chiaravalle ci si può rimanere e si può veramente fare cose utili per il nostro paese. Grazie per quello che state facendo. E allora, abbiamo i proprietari e i titolari della bargelateria Antonella e Mario. Due parole, Antonella.
Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine in questo momento. Spero di dare cordialità e tante cose buone. Scusate l'emozione. Tante cose belle, tanti peccati, li vediamo di là al banco gelateria. Prego Alberto. E due parole anche da Mario. Io sono un po' emozionato, però due cose ci tengo a dirle. Io vorrei ringraziare soprattutto tutte le maestranze che ci hanno aiutato a fare questo, che ce l'hanno messa veramente tutta. Ringrazio Antonella che io avevo questo progetto e lei mi ha seguito in questa cosa, che ci credo veramente. E abbiamo cercato insieme di fare qualcosa, sì, per noi, ma principalmente anche per la comunità tutta, per la nostra cittadina, perché siamo rimasti qua. Siamo rimasti qua perché ci crediamo in questa città e quindi dobbiamo migliorarla, siamo noi che dobbiamo migliorarla. Speriamo che il tempo ci dia ragione, noi ci abbiamo creduto. Grazie. Tante novità, tanti gusti, tante cose. Gelateria artigianale, vero Antonella? Artigianale, cioè abbiamo il nostro gelatiere Umberto Lubica che penso che sia uno dei migliori, tanti anni di esperienza e che mi dà la possibilità di imparare quei piccoli segreti che anche se vai a fare i corsi non te li insegnano. Gelateria, yogurteria, quant'altro? Vabbè, semifreddi, torte gelato e poi in inverno faremo cioccolata calda, le granite, le cremolate, che Umberto è un mago su questo, e poi faremo una piccola pasticceria fredda. E allora, da Chiaravalle Centrale, dalla gelateria Peccati di Gola è tutto, a voi Teleion. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato. Che dolce sei tu, non chiedo tu, auguri! Sfumato fiori di tiglio, fa caldo ma qui si sta meglio, la sabbia è più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio vera. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato.